Siamo con Massimo Montrasio del Lapo Vedano. Oggi ti trovi a commentare una sconfitta pesante. Sì. Sia dal punto di vista delle reti subite, perché comunque il parziale, anzi il finale è di 3-5, quindi una partita persa pesantemente, e anche probabilmente dal punto di vista atletico, fisico, oggi si sono viste delle difficoltà. Difficoltà sì, oggi eravamo veramente pochi con persone nuove in campo, persone che hanno anche qualche annetto, e le persone insomma così facciamo fatica in campo senza tanti cambi. Oggi, come diceva il mister, saremmo dovuti uscire tutti e rientrare con una nuova squadra, veramente partiti male, senza concentrazione. Loro arrivano sempre prima, infatti i primi tre gol sono arrivati da tre tiri da fuori area, quindi insomma è difficile sempre rimettere in piedi una partita che parte così, vai sempre sotto, sempre in affanno, è difficile. Oggi è stato un peccato assistere a una sconfitta di questo tipo, soprattutto perché arrivavate da tre vittorie consecutive e avevate realizzato 15 punti in 7 partite, quindi l'avvio era stato molto positivo. Oggi ti chiedo se questa sconfitta può in qualche modo ridimensionarvi o se non cambia da quel punto di vista. Oggi no, sappiamo che era difficile perché eravamo veramente rimaneggiati, come ti ho detto poco fa. No, sicuramente non cambia niente, noi puntiamo sempre, come diciamo ogni anno, a salvarci, poi tutto quello che arriva in più lo prendiamo così. Quello che ti chiedo è: cosa è cambiato dall'anno scorso a quest'anno nella vostra squadra a livello di mentalità, a livello di... Beh, intanto siamo saliti, siamo arrivati primi l'anno scorso in Open B, vincendolo bene, all'andata abbiamo giocato bene, al ritorno abbiamo fatto un po' fatica, ma sì, abbiamo tenuto duro fino alla fine. Ma sai, quando vai in Open A è sempre un'esperienza nuova, abbiamo 3-4 giocatori nuovi, il gruppo vecchio è rimasto quasi tutto, e quindi insomma vogliamo rimanere insieme ancora per qualche anno, ecco, se... così, se anche tutti gli altri vorranno rimanere, a noi ci fa piacere, ecco, giocare insieme. Va bene, ti faccio un in bocca al lupo e ti saluto. Grazie, ciao.